i tuoi $10. Grazie. Bunny, guarda, ho un marsupio da uomo. Che carino. Grazie. Double G, Richard White, manager. Ah, e di chi? Di Diane. Devi firmare qui, qui e qui. Ok, bene. Che cosa sto firmando? Sottoscrivi che Diana verrà pagata piano cachet, comunque vada. Non c'è problema. Pur di cantare con Diana di Vane, mi venderei le mutande. Bene. Attenzione, signore e signori. Siamo qui stasera perché stiamo per ascoltare il più grande rapper del mondo, il mio amico nonché capo, Gail Griffin. Molto bene. Sta per registrare un duetto con la sola e unica regina dell'R&B che non si esibisce in pubblico da ben 17 anni. La grande leggenda della musica, Diana DeVay. Sei un mito! Lei è splendida. Dacci dentro, papà! Sei mio! Lei è il manager di Diana? Sì, esatto. Scusi, perché ha messo i tappi? Ha le orecchie sensibili? No, le mie orecchie stanno bene. Signora DeVay, Dub, siamo pronti. Tu sei pronta? Io sono sempre pronta. Oh yeah yeah, parti pure bello. Yeah, they've been asking for a long time. So long I've been sitting on this gold mine. Now the wait is over, the crown champ's here. And I brought the queen back, yeah, she disappeared. And we at it again, this ain't no dress rehearsal. The music's from the soul, it's so, so universal. The train's coming, boy, so don't be late. And the world's gonna see it was worth the wait. Lo so, è terribile, vero? Yeah! Jack, che mi è successo? Non era una delle più grandi cantanti di sempre. Lo era, ma 20 anni fa. Poi ha avuto una tonsillite, è stata operata e il risultato è questo. So stay with me, the music will set you free. Tell me what you want. Ma la Diana di tutto questo se ne rende conto? Io non credo. Ma che importa, tanto mi paga lo stesso. Sing it to the whole wide world. Yeah. Tell me, was it worth the wait? Yeah. Was it worth the wait? Ooh. Tell me, was it worth the wait? Yeah. Yeah, worth the wait.